Dichiaro aperta la seduta. L'ordine del giorno è scritta la pratica relativa al conferimento, a seguito di riesame, dell'ufficio direttivo apicale giudicante di legittimità di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, recante la proposta in favore del dottor Pietro Curzio. La parola al relatore, consigliere Gigliotti. Grazie. Signor Presidente della Repubblica, signor Vicepresidente, colleghi consiglieri, come vi è noto, il Consiglio di Stato ha annullato la delibera di nomina del dottor Pietro Curzio, primo Presidente di Cassazione, ritenendone non ragionevole la motivazione in considerazione della più lunga esperienza di legittimità del ricorrente dottor Angelo Spirito. È nominato primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, dottor Pietro Curzio, magistrato di settima valutazione di professionalità, già presidente di sezione della Corte di Cassazione. La seconda pratica della quinta commissione, iscritta all'ordine del giorno, riguarda il conferimento, a seguito di riesame, dell'ufficio direttivo superiore giudicante di legittimità di presidente aggiunto della Corte Suprema di Cassazione e reca la proposta in favore della dottoressa Margherita Cassano. Informo che il relatore ha depositato un emendamento posto a conoscenza di tutti i componenti. La parola quindi al relatore, consigliere D'Amato, perché illustri proposta ed emendamento. Sì, grazie Presidente. E, entro immediatamente nel cuore della proposta, non senza aver ringraziato questa volta, oltre che lei di nuovo, i componenti della Quinta Commissione e tutta la struttura di sostegno della Quinta Commissione, magistrati segretari e l'unità del personale amministrativo, straordinaria e generosa risorsa funzionale all'attività della Commissione medesima. Quindi nominata Presidente aggiunto della Suprema Corte di Cassazione, dottoressa Margherita Cassano, magistrato di settima valutazione di professionalità, già Presidente della Corte d'Appello di Firenze. Ha chiesto di parlare il Vicepresidente, ne ha facoltà. Ringrazio signor Presidente, tutti gli interventi l'hanno già ringraziata, ma mi sia concesso anche a me oggi, a nome mio, a nome dell'intero Consiglio, di rivolgerle il ringraziamento per la presenza oggi presso la sede del Consiglio Superiore a pochi giorni dalla convocazione del Parlamento seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica. Ringrazio molto il Vicepresidente del Consiglio. E mi limito a esprimere gli auguri nei confronti del Presidente Curzio e della Presidente aggiunta Cassano, ribadendo per il Presidente Curzio quanto di considerazioni che ho espresso nella seduta del 15 luglio del 2020 e per la Presidente aggiunta Cassano con la fiducia che ispira la sua lunga attività in magistratura. Desidero ringraziare il Consiglio Superiore per la tempestività con cui la Commissione ha formulato le due proposte e il pieno assunto delle deliberazioni relative, in questo modo assicurando la piena operatività dell'esercizio di due funzioni di rilievo fondamentale nell'ordine giudiziario. Questa occasione imprevista mi offre la possibilità di ripetere a distanza di pochi giorni al Consiglio e a ciascuno dei componenti gli auguri più intensi per l'attività che il Consiglio svolgerà nei prossimi mesi con la Presidenza del nuovo Capo dello Stato. Grazie e auguri. La seduta è pronta.